che però è stata concepita per poter accogliere temporanee, eventi culturali, presentazioni. E solo dopo 4 mesi, grazie alla collaborazione con Art Trust, riusciamo oggi ad inaugurare una prestigiosa mostra di un grande artista, e questo non può che farci un immenso piacere. Le opere di Italo Valenti e le opere di Gianluigi Giudici dialogano, si sposano veramente molto bene. Sia Valenti che Gianluigi Giudici sono coevi da un lato, e dall'altro lato comunque vivevano negli stessi territori, quindi la Lombardia e il Ticino. Io ero attratta dalle opere, da questi due collage, perché questi collage erano meravigliosi, erano eleganti, erano leggeri, ma al contempo erano decisi, perché c'erano questi tagli decisi, questi strappi decisi, e c'erano anche i colori molto decisi, il rosso, il giallo, il blu e il verde. E ricordo che lui diceva: le cose più complesse sono le cose semplici. Non lasciarti sviare da quello che è apparentemente semplice. Pensiamo che ogni piccolo quadro ha dentro questo tesoro di forme, di colori, di pensiero, di bellezza, come poche volte tanto piccole dimensioni riescono a raggruppare. Per questo mio contributo vorrei semplicemente partire da un punto di vista, che sono le forme. Queste forme sempre più astratte e invalenti non sono in realtà che un mezzo per esprimere la sua più profonda e intima narrazione. Ed eccomi a fiorare dalla memoria i temi chiave: le mari, i cervi volanti, le locomotive, le stazioni, le barche, le isole, con le loro storie misteriose, i loro mondi immaginari, e le lune, soprattutto le lune.